Ciao ragazzi, oggi andiamo a imparare a programmare giocando con Osmo Coding. Osmo ragazzi è quella piattaforma tra reale e virtuale, se vi ricordate l'abbiamo vista qui su GBR, vi linko qua sotto questi due video, che inquadra, grazie ad un riflettore, sfrutta la fotocamera dell'iPad, purtroppo è solo per iPad, inquadra quello che facciamo sotto, davanti all'iPad, e poi è in grado di interagire con esso. Ad esempio con Masterpiece, avete visto, possiamo fare qualsiasi tipo di disegno, ma c'è anche Word, c'è Tangram come applicazione, e l'ultima novità è proprio questo coding. Andiamo ad unboxare la confezione, a vedere che elementi abbiamo a disposizione. La confezione è sempre fatta a libro, di modo che nella libreria possiamo mettere tutte le evoluzioni nel tempo, e queste sono le tessere, che sono anche magnetiche, questo segnale dell'attenzione se becchi un elemento che ti ostacola, succede, ma lo vedremo tra un attimo al gameplay. Dicevo, le tessere sono magnetiche e permettono di impostare delle azioni, ovvero di dire a OB, che è il personaggio, lo vedremo tra un attimo, mostriciattolo, protagonista di questa avventura di coding, di andare dove se ne deve andare per raccogliere fragole eccetera lungo il percorso. Voi vedete, possiamo dargli anche la direzione in cui andare, alto, destra, sinistra eccetera, possiamo andare a ripetere le azioni, quindi facendo una vera e propria sequenza di programmazione, proprio come si fa quando si programma un computer, si programma una macchina. E questo è OB, ovvero il personaggio è amante godereccio delle fragole, avete visto appunto quando si mangia una fragola che succede, anche pasticcione, e qua abbiamo un suggerimento di riporre in verticale, a differenza di come ci presentano all'inizio in orizzontale, le varie tessere. Questo è il play, cioè una volta scelta la sequenza gli do un bel play e la sequenza viene realizzata all'interno dell'applicazione e gioco di Osmo Coding. Avete visto, è molto semplice settare il tutto, abbiamo l'iPad, il riflettore, lui guarda in basso, sotto abbiamo le tessere e parte il gioco. E a questo punto ragazzi, occhio spettacolare, andiamo al gameplay. Prepararsi al gioco ragazzi è veramente molto semplice, questa è la base di Osmo. Ci vado a mettere sopra letteralmente il mio iPad in questo modo, eccolo qua. Una volta accesa l'applicazione sarà lui a chiederci di mettere il riflettore, questo oggetto specchioso, sull'iPad qua sopra. Vedete, c'è anche proprio il segnalino per andarlo ad inserire. Lo inserisco in questo modo, lui vedete lo sa, e a questo punto si attiva e siamo pronti a giocare con Osmo Coding. Nella intro page abbiamo OB che se ne sta bello bello addormentato al fuocherello, ma noi ragazzi lo mettiamo in azione con le azioni, scusate la ripetizione di programmazione, andiamo a giocare. Questa ragazzi è la mappa di tutti i posti dove possiamo andare, un vero e proprio percorso che parte qui dal bosco, vedete, si snoda qua lungo tutta la pianura, laghi eccetera, e volendo si può scegliere o di andare direttamente sulle isole oppure fare tutto questo zig zag, passare attraverso le nebbie eccetera, per arrivare fino qua a trovare l'amico panda. Pian piano vedete abbiamo nuovi animali da scoprire, fino a quando, in momento sono arrivato fino a questo livello, fino ad aiutare, immagino, la montagna qui che Porina c'ha la febbre. Andiamo a vedere ragazzi dal primo livello, proprio le basi, proprio di coding e quindi di programmazione per riuscire a far muovere il nostro personaggio. Quando vado a selezionare un livello, lui si ricorda il punteggio più alto, in questo caso 125 fragolosi che sono riuscito ad ottenere, e posso sfidarmi a ottenere un punteggio migliore all'interno del livello, quindi a raccogliere tutti i bonus che sono all'interno presenti. Lui vedete proprio ci aiuta passo passo a giocare, ci dice proprio quello che dovremmo fare, ovvero prendere un movimento e andare a orientarlo, vedete, verso destra, per cui OB prendi e corri verso destra, orientiamo la direzione così e ci siamo. L'ha riconosciuto in tempo reale col riflettore, andiamo ad aggiungerci l'attivatore dell'azione e a questo punto ragazzi siamo pronti, vedete, l'ha riconosciuto, quindi ci dice schiaccia play. Vado a schiacciare play e a questo punto OB, vedete, avanza di una posizione. Ora deve avanzare di un'altra per andare a prendere un'altra fragola e quindi andare a crescere il punteggio che vediamo qui sulla sinistra. Poi vedremo a cosa servono i punti, eccetera. Vedete che abbiamo illuminata questa casella. Vuol dire che è il posto dove andremo, una vera e propria anteprima che soprattutto quando la programmazione diventa più complessa ci aiuta, devo dire, molto. Per andare avanti di uno non basta quindi altro che zac, schiacciare, e lui va avanti ancora di uno. Schiaccio, vado avanti ancora di uno. Schiaccio, vado avanti ancora di uno. Ora devo cambiare direzione e potrei cercare di andare a mangiare tutte e due le fragole. Devo andare verso il basso, quindi cambio la direzione in questo modo. Lui la riconosce e vedete l'anteprima finisce sotto, è corretta. Se l'anteprima è sbagliata, vedete, zac zac zac, mi butta addosso all'albero. Che succede? Vado letteralmente papà a sbattere, ok? Allora, potrei decidere di scendere non di una volta ma di due volte. Quindi prendere il moltiplicatore dell'azione, ovvero scendi di due, fai due volte l'azione, vedete, e la mia anteprima cambia, ovvero mi permette di arrivare fino alla seconda fragola. Schiaccio
e ottengo una e due fragole. Le fragole si colorano di colore diverso e ottengo, avete visto, più uno più 5 punti. Questo vuol dire che più faccio delle azioni numerose, cioè più azioni faccio e più fragole riesco a prendere nella stessa tappata di play, più possono aumentare i miei punti. Ora cosa devo fare? Devo andare a destra di uno in questo modo, ok, e vado giù a prendermi un'altra fragola così, in questo modo. Ma le azioni, volendo, le posso combinare, ovvero quindi posso scegliere di andare giù di uno e poi prendere un'altra azione per andare a destra, così, in questo modo. Vedete l'anteprima, vado a prendermi una fragola, ma ci sono più fragole, ragazzi, quindi vado a prendere una, due, tre fragole, quindi devo andare avanti di uno, due e tre. Occhio, ragazzi, che vedete, io non posso più di tot andare a vedere l'anteprima, c'è proprio un limite di anteprima. Quindi vado così ad aggiungere il numero 3 e vado a vedere che arrivo esattamente fino lì. Schiaccio play e vedete a questo punto come il punteggio sale veramente molto bene. E lui così con questo gesto se ne va a mangiare. E prendiamo 16 punti fragolosi. Ora vado in su, in questo modo, quindi andiamo su di 2, ok, no, di 1, scusate, poi giro a destra. Volendo potrei aggiungere un'altra azione ancora e quindi vado su, ok, poi torno su ancora e vado su fino là. Vorrei arrivare magari fino a 1, 2, 3, ci metto un 3 per arrivare fino a quel campo di margherite che vedo qua sopra. Anzi, mi serve un 4, quindi prendo un 4. L'anteprima, come vedete, è molto molto utile. La sequenza funziona in questo modo: lui fa prima questa azione, poi questa a scalare. Via, data la programmazione, vediamo il percorso che fa. Ecco qua, ho l'anteprima, si colorano in maniera diversa le fragole per dirmi che prenderò un sacco di punti. E poi vedete, durante il percorso trovo anche dei cartelli che mi aiutano proprio a fare le programmazioni più complesse ed imparare pian piano a utilizzare diverse funzioni: il salto, la mano per prendere, la ripetizione, eccetera. In questo caso ci aiuta ad andare verso destra, attraversare il fiume. Per farlo io devo riuscire a saltare sopra tutte le ninfee che vedete sopra. Vuol dire che se faccio così non basta, il povero Obi non sta in equilibrio perché è troppo pesante e casca nell'acqua. A questo punto io devo ripetere 4 volte questa azione così e riesco a passare il fiume. Posso trovare anche dei tesori lungo il mio percorso che mi danno dei punti in più. Faccio un movimento in su per andare a prenderlo e mi prendo 10 punti, come vedete. Ah, avete notato che il movimento 1, lasciarlo con o senza numero, non cambia assolutamente niente. Per cui, se io non metto nulla, è come andare avanti di 1, proprio, paro e paro. Ho costruito una combinazione per andarmi a prendere queste fragole e poi per uscire da questo livello. Vedete, basta prendere le due freccette ed esco fuori dal livello. Mi dice il punteggio. Avrei potuto andarmi a prendere anche queste fragole, eccetera. Insomma, in giro per i livelli abbiamo diverse cose da poter raccogliere. Perché, ecco, questo vedete tutto l'ambiente di gioco nel suo complesso. Perché andare a raccogliere più punti possibili? Ah, lungo il percorso stiamo inseguendo questo amico coniglietto da tappa a tappa. Perché andare a prendere più punti possibili? Perché più punti prendiamo, più cosa succede? Andiamo nel giardino di Obi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le cose che collezioniamo, fragole, eccetera, ci servono a piantare queste piante, otterremo infatti dei semi, otterremo dell'acqua per bagnarle, per farle crescere. E in più vedete che posso raccogliere, non, oltre ai semi che ho già tutti raccolti, anche delle gocce per far crescere le piante, delle conchiglie, dei tronchi, eccetera, perché la terra di Obi, il suo angolino, è fatto anche di, ragazzi, un vero e proprio angolo campeggio, ma non solo, posso andare anche alla spiaggia, andiamo qua sopra la spiaggia, e qua vedete, a seconda degli elementi che ho preso, posso andare ad aggiungere cose nuove. Ad esempio, aggiungiamo qualcosa al castello di sabbia, che vedete è diventato molto molto più grande. E così creo, diciamo, personalizzo il suo piccolo mondo. Così poi torno alla cartina, sopra invece torno al livello in cui sto giocando in quel momento. Ora andiamo, ragazzi, ad un livello più complesso qui in mezzo alle nebbie. Andiamo proprio in mezzo, ad esempio, al livello 14, dove il punteggio più alto che ho fatto è stato di 3050 fragolose. Si carica, ecco qua, e siamo pronti, ragazzi, a partire. Vedete che già iniziamo con una difficoltà, ovvero abbiamo una ninfea, dobbiamo riuscire a passarla, procedere oltre per andare a prenderci la prima fragola. Così, in questo modo, quindi 1, 2 e vado a prendermi la prima fragola. Dopo vi dicevo, l'obiettivo è quello di cercare di portare a casa più fragole possibile. Quindi più io riesco a fare combinazioni, quindi sali di 2, vai su in alto, dopo gira a destra e fai un 3 e vedete arriva fino qua. Dopo vai ancora giù in questo modo, per cui vai giù di 1 e 2, ho ancora un 2 a disposizione, quindi posso scendere fino a qua. Poi vedete a questo punto, ragazzi, che succede? Succede che c'è l'acqua, non posso ovviamente finire sull'acqua, però posso saltare, quindi metto questo elemento che è il salto
E a questo punto, vedete, lui arriva proprio fino a qua. Non contento, potrei andare a esagerare, andare ancora a sinistra, aumentare la mia combinazione ed arrivare, avete visto, fino qua. Quindi raccogliendo un sacco di punti. Proviamo a vedere se prende la combinazione. Via, vai! Vai OB, si illuminano le fragole di colore diverso fino ad arrivare al colore viola, che è il massimo del punteggio che posso ottenere. 1, 5, 10, 25, 50, 100, salto! Woo! Eccoci qua, 100, 100, ancora 100, avete visto, ho fatto ben 491 punti in un colpo solo, sale il mio livello punti. Ora continuiamo a fare questo zigzag per andare a vedere come funziona il trampolino. Perché ragazzi ho fatto tutto questo giro in giro? Mi sono accorto in effetti che qua c'erano delle fragole e soprattutto c'era una ripetizione, vedete? C'è una fragola da andare a prendere qua in mezzo agli alberi e si fa con la tessera del prendi, andare OB letteralmente va a sfrucugliare dentro alberi e cespugli. Dopo li devo saltare questi alberi, mi servirà un salto, quindi prima gli dirò prendi, ma prendi dove? Prendi alla tua destra e lui questo farà, si vede sempre dall'anteprima, e poi ragazzi gli dirò salta, ovvero salta agli alberi, vedete lui cosa farà? Prenderà e poi andrà a saltare. A questo punto deve fare la stessa cosa, ovvero deve prendere, vedete, la fragola, e poi deve saltare di nuovo, deve farlo ancora una volta, prendere e saltare. Vuol dire che posso fare una ripetizione della sequenza, ovvero metto il ripeti qua sopra e vedete che lui andrà avanti due volte, farà due volte la stessa cosa. Ne ho bisogno di ripetere ancora di più, quindi ripetere due volte, cioè in tutto tre volte, perché lui considera prima la sequenza, ovvero uno, questo, 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 e dopo dice ripeti altre due volte questa sequenza di programmazione, quindi tutto lo farà tre volte. Andiamo a vedere proprio quello che farà grazie alla funzione ripetizione, che è utilissima ovviamente per raccogliere più fragole possibile, andare più veloci nel percorso, arrivare fino alla montagna più veloce possibile e prendere quindi più punti e così via. Insomma, un circolo virtuoso di punteggi, avete visto? Andrà fino là, si illuminano le mie fragoline, via, prendi e salta, prendi e salta, prendi e salta. Eccolo qui, vai OB! Agilissimo, è simpatico anche poi tutto quel rimasuglio pasticcio che lascia di fragole dopo che se le è magnate per bene. Ora è il momento di andare a saltare sopra il nostro tappeto per vedere che succede. Quindi andiamo verso l'alto così in questo modo, eccoci qua, zac zac, e siamo pronti a saltare. Quando lui salta sui tappeti letteralmente salta, va in giro da una parte all'altra degli schemi, d'età dello schema, dei livelli, zac, salta di qua, salta di là. E dove andremo a finire? Andiamo a finire proprio qua, vicino a questo castoro, avete visto? Il castoro porta quel ciocco di legno che ci aiuta a completare la nostra parte relativa al bosco della sua casetta. Ma avete visto che il castoro che cosa fa? Si sposta ogni mia mossa, quindi prenderli non è proprio così semplice. Allora, vado qua ragazzi, e qua già vedo una ripetizione. Cosa vuol dire? Vuol dire, allora, andiamo a prendere, quindi prendi alla tua sinistra. Dopo che hai preso la tua sinistra, caro, puoi andare a scendere, quindi in questo modo, prendi e scendi, Obi. Ok, prendi e scendi, perfetto. Prendi e scendi, e adesso gli dico ripeti questa azione di prendere e scendere. Per cui lui la ripete una volta, cioè due volte, questa è la sua ripetizione, ripetimela tre volte, arriva fino lì. E a questo punto, ragazzi, diamo il via, prenderemo un sacco di fragole. Volendo potrei anche dirgli scendi ancora, vediamo, tre volte. Ecco qua, di modo che lui prenda anche quella fragolina lì, vuol dire che faccio più punti. Zac zac, eccola qua. Lui la prende lo stesso, che sia dentro il cespuglio oppure che non lo sia. E via ragazzi, vai OB, prendi e scendi, prendi e scendi, prendi e scendi, e su salgono i punti. E occhio al mio punteggio, che sale sempre di più, 291, e vai avanti così. Ora, lo so castoro si è spostato, e dove se n'è andato? Ah, là sopra. Vuol dire che adesso devo fare un ton numero di mosse per andarlo a prendere. Quindi dovrò salire di 2... eccoci qua, e poi andare a destra, quindi così vedete che mi fa tornare indietro. Ok, poi dovrò ricominciare, andare di qua, di là, insomma pian piano il percorso diventa sempre più complesso. Portiamoci a casa il castoro, meglio il tronco, perché il castoro se ne andrà, eccolo qua, scapperà. E a questo punto sale il numero dei miei tronchi e posso andare a collezionare la mia zona, diciamo, bosco, spiaggia, avete visto, e orto di OB. Il gioco quindi parte semplice ed è molto intuitivo e sembra quasi all'inizio di utilizzare una specie di joystick per spostare il personaggio, ma poi ragazzi avete visto già come le sequenze, le ripetizioni che possiamo fare diventano le azioni, si arricchiscono e il gioco diventa sempre più sfidante per fare più punti possibili. Qua vedete c'è anche un mostriciattolo, in mezzo ci sono mostri che sono difficili da saltare eccetera, ci sono molti personaggi che si vanno ad incontrare, come questo simpatico pirata, questa tavolozza di colori. Che cosa devo fare ragazzi quando arrivo qua sopra? Me lo dice il pirata.
Devo andare prima sul viola, poi sull'azzurro, poi sull'arancione e poi sul viola di nuovo. In questo caso è molto semplice perché vedete viola, azzurro, arancione e viola di nuovo. Quindi basta che vada avanti di 4. Ecco, questo è uno dei livelli, diciamo, semplici. Ci sono più in là poi delle piattaforme colorate un po' più difficili da andare ad eseguire. E qui c'è l'inghippo, ragazzi, sulla nave pirata. Cosa vuol dire? Ci sono dei pirati, avete visto, che se ne vanno da sinistra a destra, a destra a sinistra. Io ovviamente non posso andarci contro, perché se ci vado contro in questo modo, ecco qua ad esempio, zac, vedete, non posso andare avanti letteralmente. Allora mi viene introdotta questa nuova istruzione che è la tesserina attenzione. Ovvero, io dovrei andare avanti di 2 per superare l'ostacolo pirata, ma se incontro un pirata, allora occhio, fai un'altra cosa. Quindi in questo caso, se incontro il pirata, allora schivalo. Quindi vai a sinistra in questo caso, perché io sono, vedete, in questo caso ho libero una posizione a sinistra. E poi sali, io direi a questo punto di salire di 2 per andare a evitare proprio il pirata. E quindi vediamo cosa succede. Ecco qua, occhio, aspettiamo il pirata, di modo da vedere proprio che succede se c'è l'ostacolo. Gli do il via, ha visto che c'è l'ostacolo, va a sinistra e poi avanza di 2 e sono in posizione sicura. A questo punto mi viene suggerito dalla pinna una nuova istruzione. Vai a destra, in questo caso cambio, cioè vai avanti di 2, ma vai a destra e trovi il pirata e poi torna su. In questo modo. Attenzione, riproviamolo, vediamo che succede. Non ha trovato il pirata, è andato avanti, avete visto? Perché l'attenzione, il se, funziona solo ovviamente se incontra un possibile ostacolo. E così, ragazzi, andiamo a procedere. Il bello dei sei è che funziona anche per gli ostacoli. Avete visto che qua c'è la botte? Se io gli dico vai avanti di 3, ma se incontri un ostacolo vai a destra, funziona in questo modo. Per cui vai avanti di 3, ok, così, ma se incontri un ostacolo, che quindi è la botte, gira a destra. E quindi ha fatto una curva a destra in questo modo. Ecco, per cui il 6 poi si potrà usare per i pirati, ma per molte altre cose durante tutto il gioco. Il gioco quindi, ragazzi, parte da un livello molto semplice, ma poi nel tempo diventa particolarmente complesso. Vincere le sfide contro se stessi per fare più punti, per capire qual è la sequenza migliore per andare a prendere più fragole possibili, insomma, non è così semplice e intuitivo ed è decisamente sfidante. Così diventa più sfidante man mano vado avanti. Mi manca ancora la tesserina, questa qua, che fa spuntare un sacco di fiori attorno quando ci vado sopra. Devo ancora capire, credo, servirà più avanti, così capire cosa succede quando arrivo in cima alla montagna. Ma ci tenevo un sacco a farvi il video, ma soprattutto a lasciarvi anche un alone di mistero. Mica posso farvi ci vedere tutte le soluzioni e tutto il gioco, ragazzi. Osmo Coding è veramente un gioco particolarmente geniale, uno dei migliori giochi di programmazione che ho visto, perché riesce a fondere lo schermo con la realtà, di creare le sequenze effettivamente e di avere una risposta in tempo reale, di sbagliare, ma di sbagliare imparando, quindi nel frattempo poi progredire sempre di più, raggiungendo un'autonomia nel pensiero logico, spaziale, astratto e conseguenziale sempre più profonda, veramente, pur tra virgolette essendo un gioco. E il mio consiglio magari è anche quello di giocarlo assieme in tutta la famiglia, per vedere mentre proprio si gioca assieme, io metterle la tessera qua piuttosto che là, fare questa prova e quest'altra, per vedere insomma chi è il più bravo programmatore di casa. Se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, un bel pollicione. Non c'è la tessera del pollicione. Ok, voglio una petizione per passare dalla mano anche alla tessera del pollicione. Ma ok, detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, un bel pollicione. Vi aspetto ai prossimi video qui su GBR. A presto, alla prossima. E come sempre, per commenti, domande, informazioni, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Osmo Coding qua sotto nei commenti a questo video. Ciao ciao, alla prossima. Davide.